Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo come creare una scritta a mano libera su After Effects, un'animazione semplice, ma dobbiamo sbrigarci perché abbiamo soltanto 3 minuti. Andiamo! Per prima cosa scriviamo un testo semplice, così da non perdere troppo tempo, visto che abbiamo pochissimi minuti. A questo punto, per creare l'animazione e la simulazione della scrittura a mano libera, dobbiamo creare una maschera di livello sopra a questo testo ciao. Come si crea una maschera? Bene, selezioniamo il livello, prendiamo la penna, lo strumento penna, eccolo qui, e qui è la parte forse più noiosa. Dobbiamo ricalcare questo testo lettera per lettera. Quando avete finito con la prima lettera, dovete deselezionare il livello, creare una seconda maschera, non una maschera unica. Creiamo una seconda maschera, quindi selezioniamo ancora una volta lo strumento penna e facciamo la lettera I. Ecco, per fare il punto, creiamo ancora una volta un'altra maschera. E così via per tutte le lettere. Perfetto, dopo aver tracciato una maschera per ciascuna lettera, è il momento di creare l'animazione. Bene, possiamo rimuovere tranquillamente il testo che abbiamo creato, non ci serve più. Applichiamo al livello testo un effetto che trovate sotto il menu Genera e ancora Tratto. Questo effetto ci permette di animare le nostre maschere. Applichiamo questo effetto su tutte le maschere disponibili nel livello. Diamo delle caratteristiche al tratto come vogliamo noi, a nostro piacimento, e per animare la scrittura dobbiamo animare il parametro fine. Se la fine è al 100%, il testo di fatto viene scritto. Se però io vado indietro, vedete che il testo è praticamente sparito. Posiziono un po' di keyframe, quindi al punto di partenza voglio che la fine sia allo 0%. Inserisco il keyframe, vado un pochettino in avanti, porto il valore al 100%, viene automaticamente inserito un secondo keyframe. Ecco, tolgo la visualizzazione delle maschere per praticità ed ecco l'effetto. Finisce così anche oggi questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, pubblichiamo un nuovo tutorial alle ore 14, quindi vi invito al prossimo video. Se vi fa piacere, www.fabioambrosi.it per altre informazioni, iscrivetevi a questo canale e accendete le notifiche per restare sempre aggiornati. C'è la pagina Facebook, mettete un like a Fabio Ambrosi. Ciao, alla prossima!